Trigoria, chilometro 3600. Pedaggio. Allora, sì. Allora, 300. Poi Davide ti fa guidare un po' a te. Voglia. Siamo alla 28, dovrebbe essere la 25. No, ma lo scordo di dirti una cosa. Nelle Fior di Spina, lei si è alzato molto presto per recuperare il tartufo a Totti. Dove l'ha trovato stanotte, in piena notte? Nelle trepagini di Sagnato Basso. Ma è un bel tartufo? Medio, medio alto. E come si presenta questo tartufo? Rotondo, colore giusto, giallo ocra, quindi senz'altro un profumo inebriante. L'abbiamo sentito anche in macchina, questo profumo che ha invaso completamente l'abitacolo. Sprigiona davvero una flora incredibile e mi ha fatto il viaggio in compagnia di tartufo anche se era in bauliera. Siamo con Vittorio Gabbanini, sindaco di San Miniato, con Delio Fior di Spina, Davide Spalletti. Abbiamo appena consegnato il tartufo a Francesco Totti. Sindaco, quali impressioni ha avuto da questa consegna? Ma è un'impressione sicuramente positiva. Francesco è un ragazzo semplicissimo, ha accettato di buon grado il nostro tartufo, ma più che altro gli piacevano molto i salumi e la scatola donata dalla macelleria Falaschi con tutti i prodotti tipici norcini del nostro territorio. Ma questo credo che sia un buon biglietto da visita per la 44esima mostra nazionale del tartufo bianco. Delio Fior di Spina, che in questa edizione insieme a San Miniato Promozione ha consegnato diversi tartufi importanti, qual è l'impatto che ha avuto conoscendo Francesco Totti e consegnandogli il tartufo? Totti è un mito, però una persona anche semplice e disponibile, e senz'altro apprezzerà il tartufo di San Miniato. Quindi possiamo dire che Totti ha sposato il tartufo di San Miniato, ha detto che piace più a Hillary che a lui e stasera lo degusteranno insieme. Davide Spalletti, che sta guidando per riportare il gruppo a San Miniato, quali impressioni ha avuto senza potersi voltare però ovviamente? Sono rimasto particolarmente colpito dalla struttura di Trigoria, mi sembra un centro sportivo molto ben fatto e quindi credo che da un punto di vista sportivo questo sia un po' l'eccellenza delle scuole di calcio di Serie A. Francesco è stato molto disponibile, umile, quindi anche molto contento di ricevere questi doni, quindi diciamo che quest'anno dopo aver avuto ospite Burdisse abbiamo un po' abbiamo fatto una sorta di gemellaggio calcistico con la Roma e si sono dimostrati veramente disponibili. Grazie soprattutto a Luca Franceschi, preparatore atletico, che essendo di San Miniato ci ha aperto un po' questa strada.